Lo avevano catturato nel 2017, dopo 23 anni di latitanza, e per lui stavano per aprirsi le porte di un carcere italiano dove avrebbe dovuto scontare una condanna a 30 anni. Ma l'estradizione, alla quale ha cercato di opporsi in tutti i modi, adesso non è più un argomento all'ordine del giorno. Il re del narcotraffico, il boss dell'Ndrangheta Rocco Morabito, di 53 anni, infatti, è riuscito ad evadere dal carcere centrale di Montevideo in Uruguay, paese nel quale era stato arrestato nel settembre di 2 anni fa. Morabito, originario di Africo, ritenuto al vertice dell'omonima cosca e cugino del boss Giuseppe Morabito, detto di Raddritto, è scappato insieme ad altri 3 reclusi. Il boss era ricoverato con i suoi complici in osservazione nell'infermeria del carcere. I 4, non si sa bene come, avrebbero creato un passaggio nel tetto, riuscendo poi a calarsi in una fattoria confinante dove hanno rubato del denaro alla proprietaria. Una fuga definita sconcertante e grave dal ministro dell'interno Matteo Salvini, che si è preso 2 impegni: fare piena luce sulle modalità dell'evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo, e continuare la caccia a Morabito ovunque sia.